La Paganella, uscendo di casa, no? E questo perché vivo a Siracusa. Comunque, cominciamo il vlog. Sigla. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Non dalla splendida terrazza di Ortigia, ma come avrete capito guardandovi nell'area circostante, dalla splendida terrazza della provincia di Trento. Sono in vacanza e oggi proprio delle vacanze vorrei parlarvi, perché essendo io un siracusano, subito la prima cosa che vi verrà in mente sarà: cavoli, vivi a Siracusa, sei accanto al mare e vai a farti le vacanze in montagna. Beh sì, per vari motivi. Innanzitutto la provincia di Trento è un po' la mia seconda patria, molti miei familiari vengono da questa zona, ho una piccola casetta qui in quest'area, quindi quando è possibile in estate cerchiamo di venire a fare una settimana o due settimane, almeno per scaricare un po' i nervi, per guardare un po' di bei panorami, per fare delle belle passeggiate, anche perché la montagna non è un posto che si vive solo in inverno andandoci a sciare, lo si può vivere anche in estate. E in fondo proprio di vacanze vorrei parlare. Se io volessi andare al mare, in Sicilia, con la stagione calda che abbiamo, soprattutto con la lunghezza della stagione calda che abbiamo, virtualmente si può andare al mare da maggio fino alla fine di settembre, talvolta anche fino a metà ottobre, tranquillamente, proprio sono temperature estive. Quindi a me il mare non manca, se ho bisogno di andare al mare in qualsiasi momento, nel weekend o... Mi è capitato qualche anno fa, anche nel periodo di luglio, quando lavoravo, di andare al mare la mattina alle 7 fino alle 8 e mezza, non nemmeno un quarto, poi mi davo una doccia veloce e cominciavo a lavorare, quindi c'è anche questa possibilità. Mentre venire in montagna, venire in Trentino, che è dall'altra parte dell'Italia, è una situazione che mi porta via, naturalmente, molto tempo, quindi bisogna dedicarci del tempo apposito, e comunque mi fa molto piacere venire in montagna, rivedere un po' i luoghi della mia infanzia e visitare magari dei luoghi nuovi. Ora, quando parlo di vivere la montagna in estate, parlo soprattutto di andare a fare passeggiate, di vivere i boschi, eccetera. Qui in montagna ci sono i laghi, di montagna, quindi uno in estate, se ha voglia di fare il bagno, di prendere il fresco, potrebbe anche andare sulla spiaggia di un lago, fare una bella passeggiata lì e fare il bagno dentro un lago. Solo che moltissimi laghi vengono alimentati da fiumi, torrenti, fiumiciattoli, rivi che vengono giù direttamente dai ghiacciai, e la temperatura dei laghi non è quasi mai piacevole. Qualche anno fa, vicino Ferragosto, misi i miei piedi, solo i piedi, a bagno nel lago di Caldonazzo, e li ho tirati fuori, un po' come un cartone animato, circondati da un cubetto di ghiaccio. È stata un'esperienza allucinante. Sono laghi in cui c'è un freddo incredibile, e sono sicuro che c'è gente che ci fa il bagno, così come c'è gente che fa il bagno, non so, sotto i fiordi in Finlandia. Poi succede come un nostro amico che a novembre tornava a Siracusa in treno, e lui col cappotto, e nello scompartimento c'era un finlandese in maniche di canottiera che gli chiese: «Ma a Siracusa si può andare al mare a novembre?» E lui era un po'... beh sì, sarà un po' freddo. Quando ce l'ha raccontato e abbiamo detto «freddo?» Io penso che se un finlandese si tuffasse in mare, non so, a Marzamemi in agosto, schizzerebbe fuori dall'acqua gridando «scotta!». Cosa che mi fa tornare in mente che anni fa ho dato una mano, proprio i primi giorni di maggio, forse la prima domenica di maggio, il primo sabato, a pulire la sua barca. Dopo che abbiamo pulito e lavato la barca per poter cominciare a fare dei giri in estate, mi fa: «Vabbè, dai, già che siamo così, facciamoci un giro in barca adesso». Era mezzogiorno, giusto per pigliare un po' d'aria. Ero in costume, a un certo punto gli faccio: «Sì, va bene, però io sto squagliando dal caldo, non mi interessa come sarà l'acqua, voglio fare il bagno». Ragion per cui a un certo punto lui ferma la barca, io mi metto sul bordo e mi tuffo dal bordo della barca, come si suol dire alla Fantozzi, un po' alla bersagliera. Mi lancio dalla barca, entro in acqua, segue come un cartone animato il replay, esco dall'acqua, ritorno sulla barca sbraitando. Mamma mia, che fredda! Allucinante, è stato
un colpo proprio. La sensazione degli spilli che ti pigliavano addosso, soprattutto dopo essere stati quasi tutto il giorno a cuocere sotto il sole. Però, nonostante tutto, è stata piacevole, poi sono riuscito anche a fare un veloce bagno, una veloce nuotata, sono riuscito anche un po' a rinfrescarmi. Questo giusto per dire, sono una persona che è venuta a farsi una vacanza in montagna e vi racconta avventure successe al mare, ma ci può stare anche questo. Voi come sono le vostre vacanze? Andate al mare, andate in montagna, andate ai laghi, andate sui fiumi, andate nei boschi, restate a casa, ma almeno non andate a lavorare, lavorate anche durante le vacanze, non lo so! Parliamone, come sempre, nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene, io sono Grizzly. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Se con questo vlog sono riuscito a intrattenervi, sono riuscito a divertirvi raccontandomi un po' le mie disavventure, vi invito a fare pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se mi seguite anche sul mio canale Telegram, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!